Ben rientrati, ripartiamo coi lavori. Grazie a tutti della puntualità, cerchiamo anche noi di rispettare i tempi e riprendiamo appunto, cerchiamo di rispettare i tempi che sono 20 minuti al relatore per favorire una discussione anche della seconda parte della mattinata. Rinnovo il ringraziamento ovviamente che è già stato più volte formulato agli organizzatori per l'invito e introduco molto brevemente i relatori in modo tale da lasciare a loro lo spazio più ampio possibile per le loro relazioni. Il primo relatore è Raymond Carlson, University of Oxford. I suoi studi si concentrano e intersecano, direi, la cultura letteraria e visiva nell'Italia del Rinascimento. Ricordo brevemente i suoi contributi importanti su Benedetto Varchi e Michelangelo, che sono oggetto peraltro dei suoi approfondimenti anche in questo momento in vista di una monografia. Su questi temi si incentra in parte anche la relazione di oggi, dal titolo Michelangelo e la possibilità di un rinascimento infinito. Quindi lascio a Raymond il posto e benvenuto. Grazie. Buongiorno. E innanzitutto vorrei ringraziare Edith Gabrielli, Massimiliano Rossi e Tristan Wedekind per il gentilissimo invito e anche per la loro dedizione davvero straordinaria a questo convegno. Comincio con una domanda. Come, quando e dove finì il Rinascimento? A tale quesito si potrebbe trovare infinite risposte, tanto ragionevoli quanto diverse. Per chi studia la storia dell'arte rinascimentale, la suddetta domanda spesso ne implica anche un'altra. Con chi finì il Rinascimento? O in senso transitivo, chi finì il Rinascimento? Michelangelo Buonarroti è certamente il nome proposto da molti studiosi. Tra i primi, lo storico dell'arte tedesco Henry Thode, che ha intitolato il suo magnum opus sull'artista Michelangelo alla fine del Rinascimento, o nell'originale tedesco Michelangelo und das Ende der Renaissance. Mai tradotta dal tedesco, questa monografia usa l'arte e la poesia di Michelangelo per collocarlo all'apice del conflitto rinascimentale tra le tradizioni pagane e quelle cristiane. E vi offro la mia traduzione dal tedesco. Cito. Nel mezzo di un'epoca che credeva con cieca autovenerazione di aver concluso la riconciliazione tra l'antichità e il cristianesimo, i due mondi dimostrano la loro differenza inconciliabile nel genio che sembra costituire la fine di tutti i tentativi diretti verso l'unificazione. Lui si presenta davanti a noi come una vittima sofferente del conflitto estremo. E con lui crolla tutto lo splendore del Rinascimento. Lui stesso uno sfortunato, ma comunque uno al quale fu detto «puoi essere beato». Con queste parole altisonanti, Thode segnala la chiusura della narrativa storica aperta dal suo Francesco d'Assisi e le origini dell'arte del Rinascimento in Italia, del 1885, un volume incentrato sull'unione feconda tra la teologia francescana e l'arte italiana. I due libri di Thode ruotano attorno a figure di grande rilievo artistico e letterario. Tuttavia, se la prima opera prende in considerazione Giotto di Bondone insieme al santo poeta Francesco d'Assisi, la seconda si concentra unicamente su Michelangelo. Sull'onda dell'immagine romantica del genio sofferente, Thode descrive la figura tormentata di Michelangelo servendosi di numerosi fonti originali. Per contribuire al concetto storiografico della Renaissance emerso nell'Ottocento, con questi libri Thode propone parametri fissi per l'epoca rinascimentale, pur consapevole della sorpresa che provocherebbe la scelta di cominciarla nel 200.
mettendo da parte la questione dell'inizio del Rinascimento, che è stato esaminato benissimo ieri nel discorso della professoressa Zambrano, vorrei aprire il mio discorso con Thode per introdurre tre domande sulle quali mi fermerò oggi. Primo, quali sono le implicazioni di correlare la fine del Rinascimento con un individuo, nello specifico Michelangelo? Secondo, c'era un'autocoscienza comparabile nel Rinascimento stesso di una fine di un periodo artistico dopo la morte di Michelangelo? Anche se il termine Rinascimento è famosamente moderno, come sappiamo tutti, certe figure intorno a Michelangelo hanno creato un legame fra la sua morte e la chiusura di un'epoca. Senza dubbio, le vite di Giorgio Vasari erano fondamentali in questo senso, anche se vorrei esplorare il modo in cui Michelangelo è diventato un soggetto contestato per diversi scrittori nel periodo. Terzo, vorrei soffermarmi su come una rivalutazione del rapporto storico tra Michelangelo e il Rinascimento possa aiutarci nel nostro intendimento del concetto del Rinascimento oggi. Il titolo del mio discorso, dunque, interroga la possibilità di un Rinascimento infinito, non in relazione al cosiddetto non finito di Michelangelo, ma piuttosto vorrei esaminare se un Rinascimento legato a Michelangelo potesse continuare senza di lui. Speriamo di sì, Quindi, riparto col testo di Thode, il quale posiziona Michelangelo tragicamente in mezzo ad una lotta inconciliabile tra l'antichità e il cristianesimo. Thode la descrive così: è una battaglia fra due visioni del mondo, Weltanschauungen, le quali lottavano fino al punto decisivo dentro una singola personalità. Il più grande genio del Rinascimento era un martire dell'arte. Dunque, però, lui rappresenta anche la fine del Rinascimento in Italia, per quanto si deve descrivere il momento in cui le idee che formano una cultura trascorrono le loro vite e perdono la loro forza produttiva come la fine di un'epoca, anche se le forme esterne create possono durare ancora lungo tempo ed avere un influsso particolare sulla cultura di altra gente. Fine citazione. Questa citazione mi interessa per numerosi motivi, ma vorrei soffermarmi sull'idea di Michelangelo come un martire dell'arte che preannuncia il termine del Rinascimento. Il mito di Michelangelo come martire è una grande fortuna nella storiografia moderna, particolarmente dopo l'identificazione del 1925 di Michelangelo con la pelle di San Bartolomeo nel Giudizio Universale. Passando da questo presunto ritratto ad uno fatto dal più grande ritrattista di Michelangelo, suo amico Daniele da Volterra, penso che troviamo un altro tipo di martirio artistico. L'affresco dell'Assunzione della Vergine nella Cappella della Rovere presenta Michelangelo come uno degli apostoli, i quali sono diventati tutti martiri, salve Giovanni, rappresentato al centro come il giovane che appoggia i gomiti sul libro. Già nel 600 questo affresco fu descritto come una serie di ritratti di Michelangelo e di suoi amici, ma in un dipinto che celebra la gloria della Vergine defunta, penso che i martiri futuri degli apostoli non fossero lontani dai pensieri del pio volterrano, il quale stringeva un rapporto con Michelangelo attraverso l'arte e la spiritualità, come ha sottolineato Mortensen Hansen nel suo libro In Michelangelo's Mirror. Così, l'affresco di Daniele anticipa la morte del divin Michelangelo in un senso celebrativo in mezzo alla comunità romana che lo sopravvivrebbe. Quasi coevo all'eseguimento dell'affresco, la pubblicazione della prima edizione delle Vite Vasariane nel 1550 ci offre una rappresentazione distintamente fiorentina della chiusura dell'epoca michelangiolesca.
Studiosi come Erwin Panofsky, Paola Barocci, Eugenio Garin, Martin Vanka e Matteo Burioni hanno segnalato l'importanza concettuale della parola rinascita per definire la nuova epoca suddivisa nella struttura tripartito del macrotesto vassariano, così descritto nel secondo proemio, come già sappiamo tutti. In tre parti, o vogliamo chiamare età, della rinascita di queste arti sino al secolo che noi viviamo. Fine citazione. La macrostruttura dell'edizione torrentiniana posiziona Michelangelo alla fine assoluta della narrativa, di modo che sia naturale chiedersi cosa accadrà alla rinascita dopo di lui. La nascita sempre viene seguita dalla morte. E Vasari conclude la vita di Michelangelo proprio con questa ovvietà, non solo per giustificare l'inclusione di un solo artista vivente nel testo, ma anche per anticipare la figura di Michelangelo come uno fra i morti nella xilografia dell'allegoria della fama che chiude il volume. La rinascita promossa nei proemi delle vite del 1550, ritorno nella retorica intorno all'Accademia del Disegno. La creazione dell'Accademia nel 1563 fu presentata come una rinascita della Compagnia di San Luca, che aveva le sue radici nel 300, come segnalato nei capitoli e ordini dell'Accademia e Compagnia dell'Arte del Disegno. Questo documento inizia con la storia della compagnia dal 1339 e arriva alla lode politica, e cito, che questa sua seconda rinascita accaggia sotto il felice principato dell'illustrissimo ed eccellentissimo Duca Cosimo de' Medici. Fine citazione. Anche se il documento designa questo evento come una seconda rinascita per sottolineare la prima rinascita con la fondazione della compagnia da parte di Giotto ed altri artisti fiorentini, le possibilità concettuali di questa parola si moltiplicano l'anno dopo. Quando Michelangelo muore al 64, l'Accademia del Disegno perde il suo capo ufficiale, ma ottiene un'opportunità per augurare una nuova rinascita delle arti a Firenze. In contrasto al martirio anticipatorio di Daniele da Volterra, la divinizzazione di Michelangelo era centrale al funerale e seguito dai membri dell'Accademia. Le implicazioni di questo evento sono state tracciate da Marco Ruffini, Maria Lowe, Rudolf e Margot Witkover ed altri. Io vorrei sottolineare il fatto, però, che il legame tra la rinascita, Michelangelo e l'Accademia viene fatto non esplicitamente da Vasari, ma da uno dei suoi lettori creativi, per usare la frase dell'importantissimo libro della Lina Bolzoni, e questo è Benedetto Varchi. Nella sua orazione funerale per Michelangelo, il padrone del paragone espande il famoso paio artistico di scultura e pittura in un triumvirato che include l'architettura e allude alla rinascita promulgata da Vasari. Dice: «Ebbero dunque queste tre arti degnissime, stimatissime e molto mal agevoli il principio, il miglioramento e il colmo loro in diversi tempi e da diverse persone, ma non già in diversi luoghi, benché anche in diversi luoghi, ma per lo più e principalmente in Firenze e da fiorentini, come abbiamo veduto in fin qui della nascita, o almeno rinascita, e del accrescimento loro». Fine citazione. L'influenza delle vite per questa citazione è evidente nel riassunto della storia dell'arte fiorentina che precede la citazione stessa e poi nel triplice schema che la segue. Subito dopo questi commenti, Varchi segnala l'influsso vassariano quando menziona la perfezione dell'arte nella terza e ultima maniera della pittura che lui comincia con Leonardo da Vinci. Così Varchi integra nel suo discorso l'equivalente del terzo proemio delle vite e aggiunge la rinascita lì assente. Anche se l'orazione di Varchi alle esequie di Michelangelo era tipicamente prolissa, aveva almeno un ascoltatore attento.
Giovanni Maria Tarsia, l'autore di un'orazione rivale per Michelangelo, offerto subito dopo. Nella pubblicazione, Tarsia risponde agli eventi e ai discorsi pubblicati nelle esequie e fa anche riferimento diretto al discorso del Varchi. Tarsi eleva i lavori di Michelangelo a livello divino. Cito: egli supera l'uomo nell'operare, pareggia la natura nei modi e quasi imita il Dio nelle forme, muore essendo nato, ma nella felicità della virtù, resta felicissimo, anzi ornato di ottimi costumi, e si trova figliuolo dei Dio. Fu bene il nascere in Firenze, meglio rinascere in Roma, ma ottimo in cielo pigliare tra gli spiriti eletti la terza nascita. Fine citazione. Da una parte, questa serie tripartita suggerisce una narrativa progressiva e così rende la vita di Michelangelo come un microcosmo delle tre età che strutturano le vite. Dall'altra parte, però, segnala non solo un climax ascendente, ma anche un ritorno a Firenze, la città dove Michelangelo è nato e anche dove viene celebrato la sua ascensione in cielo. Vasari e gli altri responsabili della pubblicazione della seconda edizione delle Vite sarebbero stati sicuramente consapevoli di questa interpretazione del loro testo e hanno trovato un modo figurativo per espanderla. Michelangelo, il simbolo della rinascita delle tre arti, appare in questa nuova edizione delle Vite in una xilografia circondata da una cornice con figure allegoriche delle tre arti. Le Vite avevano sei cornici diversi per individuare le permutazioni delle arti fatti da ogni artista. E quella con tutte e tre arti collegava Giotto nella prima parte a Michelangelo nella terza con alcuni altri in mezzo, ovviamente. Questo elemento del paratesto collegava ad un altro nelle Vite, la xilografia allegorica con la resurrezione dei corpi, le tre arti e la fama con la tromba triforeata. Martin Varnka ha offerto un argomento forte su questa immagine come rappresentazione della fine della rinascita. Alla base della proposta di Varnka vi è il rapporto tra questa immagine e il giudizio universale di Michelangelo, un legame molto ben discusso da Massimiliano Rossi. Invece di trasferire la fine del tempo proclamata dal giudizio universale ad una fine assoluta della rinascita, si può anche leggere questa immagine come simbolo di rinascita nel presente, non solo attraverso le pagine delle Vite, ma anche nella Firenze contemporanea. Per concludere, nonostante il valore straordinario delle Vite nello studio di Michelangelo per secoli, si deve sempre tenere in mente quanto la commemorazione dell'artista fu parte di un progetto programmatico. L'idea della rinascita spinta da Vasari è molto polemica e precludeva altri approcci e geografie, creando una monopolizzazione fiorentina-romana del centro, come ha detto Stephen Campbell. Oggi gli studi del Rinascimento hanno uno scopo molto più ampio di quello permesso da Vasari, il quale voleva una fama internazionale per l'arte fiorentina. Questo obiettivo del Vasari risuona nelle parole del Varchi, il quale nell'orazione su Michelangelo dice che le doti dei membri dell'Accademia, cito, sono tanto note, conte e manifeste, non pure in Firenze, non pure in Toscana e non pure nell'Italia, ma in tutte le città, in tutte le regioni e in tutte le province dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia, che il nome, la fama e il grido vostro ingegnosissima e onoratissima schiera e scuola dell'Accademia e compagnia del disegno ne sono volati non mica con debili e cerate penne, ma con saldissimi vanni insino agli antipodi e per tutte le parti del mondo nuovo. Fine citazione.
Questa affermazione dimostra che Varchi, come membro della corte medicea, era conscio degli scambi globali collegati al colonialismo imperiale attraverso un apparato di collezionismo e mecenatismo, mediceo, che gli Amarchi ha nominato una conquista vicaria. E io vorrei proporre che Varchi immaginava per Firenze un'altra conquista attraverso la celebrità artistica. Dobbiamo tenere sempre in considerazione, dunque, il significato politico che una rinascita legata a Michelangelo aveva per Varchi, Vasari ed altri fiorentini in quest'epoca, anche se possiamo solo immaginare cosa avrebbe detto Michelangelo stesso di quest'uso postumo della sua eredità culturale. Grazie per la vostra attenzione. Grazie mille a Raymond, anche per il rispetto, devo dire, rigorosissimo dei tempi. Non so se varchiano o michelangiolesco, ma comunque rispetto, quindi comunque è andata molto bene. Quindi grazie mille, abbiamo trovato anche l'assassino del Rinascimento, quindi insomma, il giallo continua e il mistero si infittisce. E ora introduco brevemente il secondo relatore. Sefi Handler, della Tel Aviv University, insegna storia dell'arte italiana e i suoi studi con numerosissime pubblicazioni si concentrano sia sulla pittura che sulla scultura tra 4 e 500. Ricordo solo per brevità Un mostro grazioso e bello tra le sue pubblicazioni sull'opera di Bronzino. Oggi però ci parla, diciamo, dopo gli assassini abbiamo gli errori in questo caso, quindi introduciamo elementi di suspense in questa mattinata. Quindi il titolo della sua relazione, Many Errors But No Failures, Vasari and the Idea of Failure in Renaissance and Re-Evaluation. Quindi lascio il posto a Sefi per la sua relazione. Prego. Grazie Matteo. I'll speak in English. Thank you for this generous introduction. And I would also like to thank the organizers, Edith, Massimiliano, and Tristan, for really challenging us all with this highly important theme of the fabrication of the myth of the Renaissance. And I think that by allowing us all to explore it under such a variety of angles during this 4 days conference, you raise an immense contribution to our discipline, and I am persuaded this will have a lasting impact on the way we study and teach Renaissance. In the limited time accorded to me, I would like to consider one aspect of the Renaissance, both very present and desperately absent from the historiographical discourse until quite recently, failure. In the past few years, I've been studying artistic failure in early modern Italy. My research makes no claim to provide an encyclopedia of Renaissance failures, but rather aims to offer new ways of detecting and understanding early modern artistic failures in painting and sculpture. I propose a typology of artistic failures, examine the modi operandi, and evaluate their influence on the creative process as well as on the perception of art by practitioners and non-practitioners alike. The ongoing project was, I should acknowledge, was financed by the Israeli Science Foundation, and I'm grateful, of course, to their support. Before getting to the place of failure in Vasari and its historiographical repercussions, I should first and foremost state the obvious. Failure is not necessarily an Italian phenomenon. I know Italians think it is, but no. Neither the Renaissance, nor is it an experience strictly reserved to artists or art historians. Here is, for example, the professional tennis player Stan Wawrinka, winner of several Grand Slam titles. And you can detect on his left arm a tattooed quote from Samuel Beckett, a novel Westward Ho, an original choice for a tennisman, and I
The quote reads, ever tried, ever failed, no matter, try again, fail better. The tattooed player once explained in an interview, this phrase by Beckett sums up my career. In tennis, even the best players are confronted with defeat every week. Indeed, failure is an experience we wish to evade, although it forms a cornerstone of motivation. On the one hand, people tend to fear the pain involved in failure. On the other hand, failure is a central aspect of learning, growth, and resilience. Investigating failure and its place is thus crucial for every discipline. In that sense, any human activity, including the arts, is exposed to failures and invites a closer look into the place within it. There are many examples for such studies in various disciplines. Allow me to cite very briefly only two recent publications to underline the ongoing discussion about the question. Neuroscientist Stuart Feierstein published back in 2016 a book on the subject simply called Failure, Why Science is So Successful. And he contends failures, some, not all, stands at the core of the scientific process. He further argues failures are something to be proud of and therefore needing no excuse. And he even suggests that failure should be taught and financed. Funding failure, it's a chapter, interesting chapter in his book. In that sense, scientific failures indeed comprise an inevitable step on the way to scientific progress. Yet another example in the very recent book, Invention and Innovation, A Brief History of Hype and Failure by Václav Smil, who looks at the differences between invention and innovation. And Smil interestingly suggests that success or failure is the consequence of a social choice, a point we should consider. This is just a very brief detour to grasp the current interest in the subject outside the field of art history. Within art history, one must admit the question received until quite recently less attention. The main examples for a survey of the questions are by contemporary historians, art historians and curators. The Kunsthaus in Basel mounted a few years ago an interesting exhibition entitled The Art of Failure, featuring works by contemporary young artists, quote, united by ambivalence, irony, and the ability to emphasize one's failure and that of others. More ambitiously, the rich publication simply named Failure by the Whitechapel Gallery supplied back in 2010 an interesting insight into the way in which contemporary artists perceive the phenomenon of not attaining success. The book's editor, Lisa Lefebvre, undertook a laborious task, providing the first art historical textbook on failure, or as she stated it, a collection of writings investigating the ways that artists have used and abused the idea of failure. The book declared intention was to focus on failure in recent art, with one notable exception, the eminent Paul Barolsky, examining the fable of failure in modern art, but it was mainly 19th century. The most recent attempt to reconsider the subject, a very welcomed conference about failure organized by Alessandro Nova, Luca Palozzi and Ariela Minden in the Kunsthistorische Institute in Florence, demonstrating very clearly the need to further explore the subject and its importance in early modern art and historiography. The conference covered 1150 to 1750, it's stated on the screen. I would argue the seeds of failure as an artistic phenomenon shaping both artistic process, invention, commission, creation, reception, and the critical discussion about art can be clearly traced in part to the Italian Renaissance. In other words, understanding failure is necessary if we wish to rethink the notion of Renaissance. This requires a more profound discussion into the term itself.
we will not be able to conduct it here thoroughly in the current time frame. I would only emphasize that it is obvious the primary tool to identify awareness of non-success and its consequences is not necessarily the works of art themselves, but language. While artistic failures or difficulties during the creative process might leave material traces, a broken statue, an unfinished painting, a work removed due to an unsatisfied commissioner or hostile public reaction, language remains the most powerful indicator at our disposal for examining the reaction to a work of art. Documented remarks by the artist, the patron, critics, or simply the viewers are crucial when we assess the reaction to work of art and the reaction to errors, mistakes, faults committed during the process of the making. Can we establish a vocabulary of failure in early modern Italian? There are, of course, many ways to describe unsuccessfulness, not necessarily using the noun failure or the noun failure or the verb to fail. We are watching the Kruska definition. I will not get to it today, but it is highly evocative the way the Kruska, a bit later, treats the term and the verb. Yet it is interesting to note that the Italian verb fallire or fallare from Latin e fallere is particularly present in two main categories of writing in Italian from the 14th century onwards, in accounts of economic misadventures and in tales of love and moral lessons. I'm using as illustration two glorious examples, Giovanni Villani's Cronica, when he speaks about the bank failures. Longley speaks about the bank failures, but it's not only about economy, it's about the fate of Florence, and of course Petrarch, Rime, without further exploring this question right now, amore io fallo e vedo il mio fallire, but there are many examples to the positive ways in which Petrarch treats failure. Now, considering failure and success as part of the art historical vocabulary enables us to observe the Renaissance as a process and not as a mere result or outcome. In other words, placing failure as part of the discourse about art provides us with an important perspective on many of the Renaissance commissions and careers. Moreover, the larger perception of Italian Renaissance as a success story has been accepted by generations of scholars departing arguably from Burckhardt, Michelet, and as others will argue, mainly in this room, with Giorgio Vasari, highly successful historiographical enterprise. While the methods of fabrication of this particularly resistant narrative have been constantly challenged, not only in the 20th or 21st century, the notion of success, and even more so of failure, in 16th century Italy have not been object until very recently of similar comprehensive studies. Yet the centrality to the history and historiography of the Renaissance cannot be underestimated. I am obliged to consider this morning only Vasari's approach, or to propose an insight into Vasari's approach towards failure and evaluate its important influence on the concept of Renaissance. Giorgio Vasari, the most influential Cinquecento art historian, certainly consolidated failure as an inevitable component of almost every major Renaissance artistic career. Nonetheless, the author of the Vite rarely uses the verb fallire in either of his editions of the book, 1550 and 1568, even though he describes almost every setback of every career, modest or major, he writes about. The term to fail, or the noun failure, appears only very scarcely in both editions of the Vite.
It is in the precise context of an artistic failure, Vasari uses the term, to the best of my knowledge, only twice. Once writing about Andrea del Sarto's trip to France, he defines as a fallo commesso, the fault committed, that is Andrea's leaving prematurely the French king's court. It does echo the term failure. It's not exactly this term. The other use of the verb appears when Vasari takes up the defense of Marcantonio Raimondi from accusations about errors committed in the engravings after the coins of the emperors. Io scuserà se in qualche cosa di non molta importanza avesse fallato. In the immediate following phrase, Vasari writes, and the quote is here, e quegli errori sono degni di essere scusati. So, avesse fallato, and then quegli errori. Thus linking almost intuitively error and failure. Vasari does use, in fact, scores of time, the term errore, not always keeping a clear line between the two distinct terms, failure, lack of success, and error, state or condition of being wrong, thus possibly leading to failure. Not the same thing. The term error is so much more present in Vasari than in than the inexistent failure. In fact, the author even used error in the indice delle cose più notabile in the beginning of his 1568 edition, under the letter E, in the second edition, index of notable things, are listed errore di Paolo Uccello nella prospettiva, errore corretto con facilità da Donatello. You can read it here. This attests to the importance Vasari gives to the notion of error as well as to the term itself. To be clear, Vasari does mention failures, many of them. We can think of Leonardo, Pontormo, Michelangelo. In fact, almost every artist in Vasari failed. They commit errors that lead to failures, that rhythm their careers, yet the term is completely absent. There are, of course, different terms to define failures, yet the choice to avoid the term is noteworthy. This apparent gap between language and narrative merits a consideration in order to identify its possible causes. As the term is used, as mentioned before, by well-known chroniclers, poets, or artists, Michelangelo in his letters, Leonardo in his notebooks, and of course, Petrarch. Beyond the mere question of vocabulary, the omnipresence of failure within Vasari's lives merits a careful observation, as it seems to serve both punctual goals in each vita, in each biography, and a broader objective of underlining the formative place of failure in an artistic career. The absence of the term, however, seems to have been crucial to the historiography of early modern artistic failures in the Italian context. We can even ask if the fact that until quite recently, failure remained remarkably absent in the art historical literature as a theme of its own right, in its own right, although specific failures by influential artists have been studied in detail, is somewhat related to this lexicographic choice by Vasari. Let us take, for example, the indispensable work by Paolo Barocchi, who composed the most influential and comprehensive collections of art treatises from the Cinquecento. The monumental corpus by Barocchi lacked a pointed observation on failure as a critical phenomenon of that period. This lacuna was not amended in the extremely useful digital Lemario published online by Memofonte, the foundation established by Barocchi, a choice echoing that of Vasari himself. This omission was only very partly amended in Le Moll's
Le Monet's work on Vasari's critical vocabulary. Moreover, Baroque's approach reminds the notable precedent by Julius von Schlosser that did not identify failure as a major component of 16th century artistic literature. When we evaluate the absence from the critical art historical literature of the term during the 20th century, this continuous absence of the term from Vasari onwards might serve as an explanation, the fact that Vasari himself doesn't really use the term. Clearly, in the last decades, new studies have helped us to overcome this lacuna. The issue was mainly addressed in the recent project of republication of Vasari's Vitae under the supervision of Alessandro Nova. Other major works edited by Nova with Agosti, Ginsburg, and others, alongside Patricia's Rubin landmark study, complete this the above mentioned series. And even without a declared interest in the question of failure itself, these scholars and these publications obviously acknowledge it is as a central feature to the most important and successful historiographical endeavor of the Italian Renaissance. To conclude, the neo-Vasarian studies do supply specific literary analyses of the devices, conventions, and approaches to the humanist culture of the mid-Cinquecento, used while addressing the question of human creativity and the rules governing it. In Vasari's lives, personal style and personality, the unique virtues of each of his subjects, contribute more to success or failure than the operations of fortune and fate, wrote Patricia Rubin very justly. One of the challenges in front of us in better understanding the way the myth of Renaissance was fabricated is thus the identification of the exact place and function of failure in Vasari, in Giovio, and of course we can even go further to the classical precedents, mainly Plutarch. Allow me to conclude by a quote from Matteo Maria Boiardo, Orlando Innamorato: non falla chi non fa, does not fail who does not do. A quote that repeats, by the way, in Michelangelo's letter to his brother, quite a similar version. Boiardo, Monarotti, Vasari, and many others understood that failure is irrevocably human and inevitably part of the artistic process. Not only did Vasari understood it, he also gave failure an important part in his Vitae, notwithstanding his decision to refrain from the verb fallire and the noun fallimento. While this gap between language and narrative influenced the historiography of the term, it should no longer veil the importance of failure to the construction of the myth of Renaissance. Thank you. Grazie mille anche a Sefi per questo intervento che ha aperto, diciamo, ha continuato anche su un solco che è già emerso, quello comunque della lingua, ma anche dei concetti che la lingua veicola, delle rappresentazioni che può veicolare. Penso appunto la discussione poi consentirà di approfondire i tanti spunti che ne sono venuti. E proseguiamo con l'ultimo relatore di questa mattinata, è Stefano Iossa, University of London e Università di Palermo, uno storico della letteratura, si è occupato di Dante, Boccaccio, Ariosto, per citare solo alcuni dei temi che ha toccato, e ricordo solo nella sua davvero abbondante produzione scientifica il volume in audiano a proposito di lingue e linguaggi, sulla la più bella del mondo, sulla lingua italiana appunto. E oggi in questa sede ci propone un contributo dal titolo Il rinascimento dei moderni, una proposta per una rinascita, e quindi gli cedo immediatamente la parola.
Grazie Matteo per questa presentazione, grazie a voi tutti di essere qui, grazie agli organizzatori per aver ideato un convegno tanto interessante e tanto stimolante. In particolare mi preme ringraziare Edith Gabrielli per ospitarci e Massimiliano Rossi per avermi coinvolto fin dalla progettazione originaria di questa idea di discussione del concetto di rinascimento. Proprio perciò mi sento un po' a disagio, lo dico fin dall'inizio, perché il mio orizzonte vuole essere proprio quello di rimettere in gioco la categoria di rinascimento, che mi fa pensare a una specie di sortita in partibus infidelium, dal momento che io, come è stato detto poco fa, non vengo dall'ambiente della storia dell'arte, ma come è stato ribadito più volte ieri sera durante le conversazioni a cena, gli orizzonti disciplinari per fortuna si devono abbattere, e quindi un'occasione opportuna per cominciare anche a demolirli con quello che è lo strumento più appropriato, a mio avviso, che è appunto l'apertura di un orizzonte teorico che implica anche le questioni storiografiche e la definizione dell'oggetto di cui ci occupiamo. Come è stato detto, il primo intervento di questa seconda serie di questa mattinata era dedicato a Murder, l'assassinio, il secondo era dedicato alla Failure, che è quindi la possibilità dell'errore, e il terzo metterà insieme i due elementi nella proposta della investigation, cioè dell'idea appunto di andare alla ricerca di qualcosa che forse non si trova, che è l'oggetto misterioso appunto di questo convegno, il Rinascimento. Che paesaggio abbiamo davanti quando parliamo di Rinascimento? Alcuni anni fa, molti ormai, ahimè, a uno dei annuali convegni della Renaissance Society of America, mi colpirono molto le pubblicità rinascimentali della catena Renaissance Hotel, che aveva saputo fare del suo nome un vero e proprio marchio di fabbrica, un brand, come si direbbe meglio in inglese, perché aveva puntato tutto sull'idea di prestigio e classe, distinzione ed eleganza che veniva fuori dalla tradizione del Rinascimento italiano. La mia estraneità al mondo degli storici dell'arte è chiaramente dimostrata dalla mia incapacità di usare la PowerPoint presentation, che spero che non sarà ribadita nel corso di questa presentazione. Ecco allora un setting botticelliano per una piscina con una cameriera Venere a bordo vasca, o uno leonardesco per una sala da pranzo con una lunga tavolata con fuga bifocale. L'aspetto interessante della campagna era non tanto l'appropriazione dell'antico a fini pubblicitari, quanto l'inserzione del presente dentro il paesaggio pittorico rinascimentale. La piscina del primo manifesto riproduce quella reale del Renaissance Orlando Resort a SeaWorld negli Stati Uniti, così come la loggia sullo sfondo si ispira alle arcate della facciata del Renaissance Hamburg Hotel in Germania. Allo stesso modo, le volte che coprono il manifesto di ispirazione leonardiana derivano dal soffitto del Renaissance Cleveland Hotel in Ohio, mentre il pavimento di marmo a scacchi viene dal Renaissance Beijing Hotel in Cina. L'idea era insomma che il Rinascimento di ieri si specchiava nel Rinascimento di oggi, ma anche che il Rinascimento di oggi riportava in vita, letteralmente rivitalizzandolo, facendolo rinascere, il Rinascimento di ieri. Le cose sono ancora più complicate, se possibile, ai nostri giorni. Il Rinascimento di ora non è più l'ormai affermatissima catena di alberghi, né il catalogo di abiti d'alta moda che sfrutta il valore evocativo del nome, ma un album di Beyoncé, la quale non si vergognerà di proporre come scenografia del suo concerto a Dubai una riproduzione della Scuola di Atene di Raffaello. Il titolo di Beyoncé ha spinto il Minneapolis Institute of Art a cercare le corrispondenze fra la musica dell'artista americana e l'arte del Rinascimento italiano. Corrispondenze trovate soprattutto nel riuso dell'antico, che è al fondamento di quel rinascere che Beyoncé prendeva proprio dal Rinascimento, visto che il suo album veniva composto e lanciato durante la pandemia come risposta al periodo buio della clausura.
We are all ready to escape, travel, love, and laugh again. I feel a renaissance emerging, and I want to be part of nurturing that escape in any way possible. Diceva Beyoncé. Mi scuso per riprodurre le sue parole con la mia voce, che certamente non ha la capacità espressiva e emotiva della sua. Al centro c'è dunque una parola, rinascere, che è ciò su cui dobbiamo interrogarci quando parliamo di rinascimento, come ha fatto Nicola Gardini in un libro recente di qualche anno fa, che ha il grande pregio di affrontare direttamente le grandi questioni, combinato al difetto di farlo, almeno in questa occasione, in maniera forse un po' troppo sbrigativa e corriva. La domanda quindi ancora è: che paesaggio abbiamo davanti quando parliamo di rinascimento? Del senso originario di rinascita si è perso quasi tutto nel magma delle sistemazioni storiografiche e delle classificazioni accademiche. Il concetto di rinascimento si è allargato a dismisura, all'indietro, fino a includere Dante, come nel titolo di Giuseppe Toffanin del 1967, perché l'umanesimo comincia con Dante, e all'avanti fino a raggiungere l'illuminismo, come nel titolo di Eugenio Guérin del 1970, dal Rinascimento all'Illuminismo. Gli americani non sono stati da meno, perché da appendici al Medioevo, come era nel 1940, quando la rivista Progress of Medieval Studies diventava Progress of Medieval and Renaissance Studies, niente di più di un afterthought, come denunciava ancora nel 1947 Sir Harrison Thompson, il termine Renaissance è passato a primordi della modernità, con l'introduzione dell'espressione early modern, che l'ha quasi soppiantato. Recentemente la RSA del 2006, che non è così recente in realtà, la Josephine Waters Bennett Lecture, proposta da Stern Randolph, si intitolava Postmodern Renaissance, mentre una special session dello Shakespeare Yearbook era dedicata a Early Modern Lacan, col proposito di indagare potential links between Lacanian thought and current scholar trends, such as historicism, materialism, book history, gender, queer studies, as well as Lacanian readings of individual literary works. Il Rinascimento, insomma, in tutte le salse, in tutte le forme, in tutte le possibilità e in tutte le cronologie. Dietro si intravedono lotte accademiche per spazi di visibilità e di potere, ma anche più profonde e sottili faglie legate a questioni ideologiche di lunga durata. Quale paesaggio per il Rinascimento? Rinascimento dei moderni, che in una fase iniziale mi era stato prospettato come titolo di questo convegno, è anche il titolo di un libro di Giancarlo Mazzacurati del 1982. Un libro a mio avviso molto importante, che ha avuto un eco notevole naturalmente nel dibattito culturale italiano, molto meno all'estero. Credo che vada rilanciato anche ai fini di una proposta appunto di riflessione sulla categoria che qui mettiamo in gioco, che è quella di Rinascimento. Si tratta insomma di un book launch tardivo, quello che vi propongo, ma al tempo stesso la rivendicazione di uno strumento di lettura. Il libro si proponeva programmaticamente di pluralizzare la nozione di rinascimento alla luce dei frazionamenti, delle scomposizioni e persino della frantumazione nelle pratiche storiografiche di quel tempo. Cosa restava allora dell'antica idea del rinascimento, quella che aveva consentito a John Addington Symonds di etichettare il rinascimento come «the most marvelous period the world has ever known»? Quale rinascimento e quali moderni soprattutto? Mazzacurati andava alla ricerca di una frattura che non si leggesse come processo univoco e radicale di cancellazione, ma che segnasse un discrimine di prassi e di ideologie fra un prima e un dopo. Discrimine frastagliato nella società, nello spazio e nel tempo, ma pur sempre riconoscibile, diceva, alla condizione di non cancellare quello che davvero interessa lo storico, i conflitti in atto, prima che il prima e il poi vengano a segnare confini netti e definitivi. La proposta di Mazzacurati era di non limitarsi a segnare la frattura, ma di vedere come era nata e cosa implicava. Prima di tutto, frattura fra cosa?
prima e dopo sono semplicemente criteri cronologici di tipo empirico, ma non ci dicono nulla di più della mera successione degli eventi. Lo stesso vale per le distinzioni nello spazio e nella società. La frattura doveva essere allora fra due modi di pensare, di pensarsi nel mondo e di pensare il mondo. Non la continuità, come era ancora per gli umanisti, ma la rottura doveva segnare la nozione di rinascimento dei moderni. Non si rinasceva infatti più nella storia, ma al di qua della storia, in quel prima indistinto che coincide col mistero della nascita dell'uomo sulla Terra. Gli umanisti avevano proposto un salto, ricollegarsi agli antichi cancellando la stagione più vicina, che si chiamerà Medioevo, proprio a partire dal loro modo di leggersi nella storia, ma il Rinascimento non si era ancora compiuto, a giudizio di Mazzacurati, perché rinascere non voleva dire solo nascere alla luce di qualcosa che era già successo, nascere una seconda volta dopo la prima nascita dei classici greci e latini, ma voleva proprio dire nascere per la prima volta, nascere di nuovo come erano nati quelli che erano nati prima, per la prima volta. Sembra un paradosso antistorico, ma forse la modernità non si edifica su quella coscienza della storicità dell'uomo che i grandi costruttori dell'idea di rinascimento, da Burckhardt a Garen, hanno esaltato. Forse, ripeto forse, perché è un forse che Mazzacurati non si stancò mai di ripetere, la modernità è l'ambizione a risalire prima delle origini, quando la storia non era ancora cominciata, in una ricerca di originalità che è la fondazione di se stessa come origine, al di fuori del processo del divenire. Tornare indietro, insomma, per rinascere implicava superare anche gli antichi e andare oltre alle origini di quella che sarebbe diventata l'origine prima della storia, rivolti alla regola. Viene fuori in tal modo la parola di solito proibita per gli studiosi dell'umanesimo, metafisica. Un bisogno di fondazione che cancelli non solo chi è venuto immediatamente prima, ma addirittura tutto il percorso della storia precedente, in un'ansia di risalita verso il punto originario che sta in quel transito dalla natura alla regola, di cui ha parlato per primo Ezio Raimondi in un saggio del 1959 e in seguito Ernst Gombrich nel saggio su forma e norma del 1963. Aneddoticamente ricordo che passeggiavo una volta per le strade di Madrid con Francisco Rico, al quale chiedevo di arrivare insieme con me nella nostra conversazione a una definizione di rinascimento. La sua risposta fu sprezzante e indignata con la frase «Tu eres un metafisico». Da quel momento non ho avuto più il coraggio di discutere con Rico. Proviamo a verificare su due piani la proposta di Mazzacurati. Il primo esempio è quello su cui si è appoggiata tutta la sua lettura del Rinascimento, le prose della volgar lingua di Pietro Bembo, mentre il secondo non è incluso nella discussione di Mazzacurati e della mia personale proposta, con i sei poeti toscani di Giorgio Vasari, omaggio anche all'ipotesi che questo convegno si trasformi in una mostra che rilanci e rimette in discussione l'idea di Rinascimento. Nel secondo libro delle prose del Bembo, datate 1525, Carlo Bembo, il fratello e portavoce delle idee dell'autore, afferma il principio qualitativo nella scelta linguistica. Ma quante volte avviene, cito dal testo che avete di fronte, che la maniera della lingua delle passate stagioni è migliore che quella della presente? Non è. Tante volte si deve per noi con lo stile delle passate stagioni scrivere Giuliano e non con quello del nostro tempo. Perché molto meglio e più lodevolmente avrebbero e prosato e verseggiato e Seneca e Tranquillo e Lucano e Claudiano e tutti quegli scrittori che dopo il secolo di Giulio Cesare ed Augusto e dopo quella monda e felice età stati sono infino a noi, se essi nella guisa di quei loro antichi, di Virgilio, Dico e di Cicerone, scritto avessero che non hanno fatto scrivendo nella loro. E molto meglio faremo noi altresì se con lo stile del Boccaccio e del Petrarca ragioneremo nelle nostre carte, che non faremo a ragionare col nostro,
perciò che senza fallo alcuno molto meglio ragionarono essi che non ragioniamo noi. La posizione di Carlo Bembo fa riferimento a una superiorità estetica che è anche, prima di tutto, superiorità logica, saldando ragione e arte in una maniera fino allora inaudita. Bisognerà scrivere nella lingua di Petrarca e Boccaccio perché senza fallo alcuno molto meglio ragionarono essi che non ragioniamo noi. Ragionare, qui, vuol dire solo scrivere, ma la scelta della parola non è casuale. Se poco prima, a proposito degli scrittori latini, Bembo ha parlato di scrivere anziché ragionare. Il principio è lo stesso, rivolgersi ai modelli di un passato superiore, ma per i moderni si arricchisce di una sfumatura intellettuale anziché pratica per valorizzare il bisogno di ragione, che non sta solo nella prassi della scrittura, ma anche nella gestione dei contenuti. È un ritorno alla ragione, insomma, quello che Bembo propugna, che non sta nel passato storico, ma in una dimensione assoluta, che è quella, metafisica appunto, della perfezione. L'arte, una volta giunta alla perfezione, si ferma, non perché abbia compiuto il suo percorso, ma perché è tornata al punto di partenza, quella regola che il corso della storia ha in parte dimenticato, in parte tradito, in parte deformato o fuorviato. Petrarca e Boccaccio, per Bembo non saranno più modelli da imitare, secondo la prassi umanistica dell'imitatio, variatio, emulatio, ma fonderanno la regola, la grammatica, rispetto a cui nessuna imitazione è possibile, ma solo obbedienza. Leggiamo il commento di Mazzacurati. La scelta di due esemplari del 300 toscano non deve ingannare. Non li seleziona uno sguardo puristico o arcaicizzante, che comunque li colga dentro i confini di una identità temporale, ma uno sguardo categoriale che li astrae dal tempo e li nomina secondo una gerarchia di primati formali, quasi del tutto sradicata da ogni acclimatazione storica. Petrarca, e un po' meno con qualche battuta d'attesa, Boccaccio, sono in altre parole nuovi, sono un presente intemporale delle forme letterarie, a partire dal quale nascono le leggi, la grammatica, della loro unificazione, la scienza critica che le governa. Con chi ce l'ha Bembo qui? La domanda a Carlo viene da Giuliano dei Medici, figlio del Magnifico, che rappresenta chiaramente l'orizzonte fiorentino, umanisticamente fiducioso nel valore della storia, radicato nella lezione di quel poliziano che aveva visto nel giovanissimo Bembo un possibile successore anziché un antagonista quando l'aveva incontrato ragazzino a Venezia. Ma, avverte Mazzacurati, quell'incontro non avvenne su un ponte ma su un bivio, fra due strade di cui una, quella del poliziano, sembra farsi rapidamente più stretta e disperdersi in direzioni esterne, meno battute nella nostra cultura cinquecentesca, mentre l'altra, che sarà del giovane apprendista, punta invece all'incontro con le condizioni ideologiche che saranno dominanti nel tempo storico che si apriva praticamente all'indomani della scomparsa precocissima del grande maestro fiorentino, in una data, il 1494, che anche per questo versante sembra caricarsi di una funzione simbolica di dissolvenza e di cesura. Mazzacurati crea, insomma, un discrimine nettissimo tra le pratiche umanistiche e l'ideologia rinascimentale e colloca la frattura fra rinascimento degli antichi e rinascimento dei moderni tra 4 e 500 in un processo che si condensa e manifesta quasi allo scoccare del secolo, processo che determina la dissoluzione progressiva della filologia umanistica fondata sull'assimilazione onnivora della lezione dei classici e l'affermazione decisiva invece dall'altro lato della grammatica normativa tendente alla selezione e alla legge. Fin qui sarebbe tutto piuttosto facile, anche se non pacifico, perché di contro c'è chi parla di lunghe durate della cultura rinascimentale e chi ritiene che la modernità nasca all'insegna della storia anziché della legge. Bembo dovrebbe allora tornare seguace di Poliziano, editore di Dante Petrarca per Manuzio, filologo umanista ed esploratore di rarità manoscritte per rientrare nella modernità. Mazzacurati avverte tuttavia che il lavoro di Bembo è il portato di un processo storico più largo, per cui attribuire a Bembo la responsabilità della cancellazione dell'esperienza quattrocentesca sarebbe assolutamente fuorviante, oltre che forzato.
Bembo diventa il capro espiatorio di una forma classicista rispetto alla quale c'è una forzatura di tipo letterario che non riguarderebbe altri linguaggi, mentre Mazzacurati sottolinea appunto come si condensa nell'esperienza bembiana, e la mia proposta è di rileggere le prose accanto alla trattatistica d'arte di primo Cinquecento per individuare delle coordinate, magari anche linguistiche, terminologiche, di una svolta che forse già si intravedeva nelle relazioni di questa mattinata. A Mazzacurati interessa insomma la convergenza fenomenica di un processo storico nei luoghi in cui quel processo si condensa e manifesta. L'importante però è che il Rinascimento non diventi un calderone che conduce ideologicamente e pacificamente alla modernità, all'insegna di valori proiettati all'indietro, ma sia visto come strumento interpretativo delle dinamiche culturali. Opporre alla rinascita degli antichi il Rinascimento dei moderni significa prendere atto di quel passaggio che pochi anni prima Michel Foucault aveva declinato nella forma di una svolta epocale dall'episteme della somiglianza a quella della tassonomia, e Alexandre Poiret aveva definito come passaggio dal pressappoco alla precisione. Formule utili non tanto per cristallizzare epoche storiche sempre caratterizzate dal magma ribollente delle vite individuali e delle tensioni collettive, ma per individuare le relazioni di potere, le egemonie culturali, i gruppi e gli strumenti di un sistema più largo che può divenire etichetta storiografica solo nella misura in cui esprime direzioni, tendenze, situazioni nuove e forme di stabilità diverse. Il secondo esempio, che è la mia proposta operativa, quindi a partire da Mazzacurati e dalle sue riflessioni, perché il linguaggio da Mazzacurati proposto si allarghi anche a un nostro modo di leggere un processo culturale nel suo insieme, viene, mi scuso per l'incursione appunto che porta me a essere infedele in un territorio altrui, viene appunto dai sei poeti toscani di Giorgio Vasari, oggi al Minneapolis Institute of Art, proprio quello che sta promuovendo il collegamento tra il Rinascimento storico e l'album di Beyoncé. Leggere Vasari alla luce delle categorie di Bembo non è possibile se non attraverso un processo di astrazione che parta dall'analisi figurativa per giungere alla dimensione ideologica. Le sei figure, come sapete, possono essere identificate da sinistra a destra con Marsilio Ficino, Cristoforo Landino, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri e Guido Cavalcanti. Ci sono altre identificazioni possibili, in particolare Guittone d'Arezzo e Cino da Pistoia al posto di Ficino e Landino alla sinistra, ampiamente discusse dai critici e dagli storici, ma l'obiettivo qui è di identificare prima di tutto le coordinate ideologiche dell'operazione di Vasari. Vasari sta costruendo un canone che si radica nel passato medievale. Il suggeritore del progetto iconografico fu Luca Martini, accademico fiorentino, come tutti sapete. Apparentemente la sua operazione è antitetica rispetto a quella di Bembo. Favorevole a Dante e caratterizzato dalla molteplicità, il suo canone si radica nella storia e costruisce dei rapporti temporali. La gerarchia inoltre implica una classifica che impedisce di astrarre dalla valutazione per trasporre su un piano metafisico. Eppure Vasari sta proponendo un dialogo che esula dal tempo in quanto tempo storico, dal momento che materialmente tale dialogo possibile non fu, ma si colloca al di là del tempo, in un assoluto categoriale che è l'assoluto della poesia, che appartiene a ciò che non ha tempo anziché vivere nella trasformazione. La sua comunità, in altri termini, come la norma bembiana, è originaria, legata a ciò che è venuto prima in quanto avvenuto assolutamente, indipendentemente da tempi e contesti. Vasari sta infatti mettendo in scena il presente anziché il passato, quelle discussioni che avvenivano all'Accademia Fiorentina, guidate dalle lezioni di Benedetto Varchi, che abbiamo sentito più volte risuonare in questa sessione, in un'atmosfera in cui la protagonista è la ragione anziché il tempo. Nei sei poeti toscani, ha scritto Novella Macola, Vasari crea uno spazio unitario, non una rassegna di uomini illustri, isolati in cornici individuali, ma un vivace gruppo animato da sguardi e gesti eloquenti, l'assoluto della comunità. Viceversa, Deborah Parker ha sostenuto che in its installation of Dante as the poeta sovrano, Vasari's ritratto dei sei poeti toscani constitutes an eloquent and subtle response to Bembo's views on literary genealogy.
Ci sono due interpretazioni possibili, l'una contro l'altra, ma a me sembra che si possa alla fine raggiungere una soluzione quando il versante con il quale andiamo a leggere la storia delle immagini come la storia delle idee è quello appunto ideologico, anziché la ricostruzione dei dettagli contestuali. Bembiano, antibembiano che sia, archeologico, genealogico, il ritratto vasariano, propongo, istituisce, direi biopoliticamente, una comunità al di qua e al di fuori del tempo, che è la fondazione di una modernità concentrata ancora una volta su quella che Mazzacurati ha chiamato la filologia del presente. Ritorno a Beyoncé. Se è vero, come sostiene il Minneapolis Institute of Art, che il Rinascimento si identifica con l'imitazione ai fini di una rinascita, allora forse la questione è proprio di come leggiamo oggi la categoria di Rinascimento, che è estetica oltre che storiografica, come un insieme di prassi imitative, filologiche, antiquarie, oppure come la fondazione di regole grammaticali, poetiche, retoriche. L'esempio di Beyoncé sembra suggerire che la prassi stessa è diventata una regola, perché per appartenere al Rinascimento bisogna collocarsi dentro una modalità produttiva che è di tipo rinascimentale in quanto è imitativa anziché storica. Conta il fatto di imitare, cioè, anziché cosa si imita. E questo orizzonte di una metafisica delle regole dello stare insieme, dell'arte della conversazione come dell'arte della forma, che il Rinascimento ci impone a noi moderni venuti dopo, che col Rinascimento ci confrontiamo. Senza questo orizzonte, I'm afraid, il Rinascimento lo perdiamo, perché lo riduciamo solo a un'etichetta che mettiamo su un periodo storico la cui durata è variabile a seconda di sensibilità soggettive, convenienze politiche o tendenze culturali. La frattura, invece, ci fu ed emerse nel Cinquecento, che stacca il biglietto per la modernità. Modernità di chi si concepì tale perché si riteneva di nuovo in contatto con la grazia, il momento fondante della creazione, la nascita della regola assoluta voluta da Dio, su cui rimando ora al bel libro pubblicato da Princeton University Press di Ita McCarthy. Modernità di cui è interprete accanto a Bembo Lutero, ma quest'ultima provocazione finisce qui perché è ora di pranzo e non vorrei rovinarvelo. Grazie mille a Stefano per questa ricchissima relazione e che ci ha ancorato anche alla stagione concertistica. Invito gli altri due relatori e aprirei subito il dibattito per... Perfetto, raccogliamo un po' di domande. Prego. Sì, ho sentito molte cose belle e alcune cose che mi hanno fatto un po' rabbrividire. Vedere accanto Toffanini e Garin quasi fossero voci equiparabili mi fa tornare alla memoria le discussioni col professore, così chiamavamo Garin. A proposito, diceva lui, di quel cattolico reazionario di Toffanin che non è mai stato in grado di fare un'edizione di testo, quindi non filologo, mentre Garin, lui, aveva già pubblicato tutto Pico nella bellissima edizione del 42. Puoi rimettermi l'immagine dei sei poeti? Arriviamo, dobbiamo avere il PowerPoint giusto. Allora, il problema è che non possiamo limitare Vasari e Varchi ad un discorso politico, sociologico, ideologico. Se viene l'immagine dei sei poeti di Vasari, mi aiutate, ecco. C'è dietro il discorso di Vasari e dietro il discorso di Varchi una citazione molto chiara del proemio di Ficino all'estrema sinistra, a Plotino. Cosa dice Ficino nel proemio a Plotino? Che è un testo che Vasari conosceva a memoria e che Varchi conosceva a memoria. Che grazie a Platone possiamo capire il segreto della trasmigrazione.
Cioè che grazie a Platone possiamo capire come è possibile che uno spirito attraverso i secoli possa reincarnarsi in varie figure. E Ficino diceva, prendete esempio su di me. Io vi sto traducendo Platone perché? Perché Cosimo dei Medici incontrò una reincarnazione di Platone che si chiamava Pletone, venuto da Bisanzio, che gli ha portato un manoscritto di Platone per farmelo tradurre a me. E io sono il vostro nuovo Platone. Quindi vedete che lo spirito di Platone, dice Ficino, non conosce né morte né rinascita, è eterno. La dimensione di Vasari è quella di Varchi, Varchi che diceva davanti alla stessa assemblea, ti ricordi il passo, siamo qui oggi in questa Accademia Fiorentina che forse è già esistita, in altri mondi esisterà ancora, in altri mondi futuri, citava Ficino e citava Pico della Mirandola che diceva Dio è uno che si diverte a creare e a distruggere i mondi infinitamente, citazione dello Zohar, forse la prima citazione dello Zohar di cui siamo sicuri. E qui che cosa abbiamo? Questi sei poeti, lui è Ficino, cioè non, su questo non c'è dubbio, ho identificato il ritratto intermedio di Ficino a quell'età nella Cappella Sassetti 9 mesi fa. Sono tutti poeti d'amore. Perché sono poeti? Perché Ficino nel De Amore cita chi? Cavalcanti. Esattamente la struttura del De Amore ficiniano, sono tutti poeti d'amore. Mi dirai Landino, Landino ha scritto La Sandra, prima poesia d'amore, Ficino ha scritto il De Amore, poi abbiamo Petrarca, Dante e Cavalcanti. C'è questa palingenesi intorno a cosa? Intorno a un Dante cosmologico misuratore dei mondi. Quindi c'è questa dimensione che non bisogna mai dimenticare. È totalmente estranea alla nostra mentalità, perché la palingenesi non ci crede più nessuno, ma loro avevano questa visione ultrapolitica, cosmologica e palingenetica sulla quale bisogna riflettere. Mi fermo qui. Grazie mille, se siete d'accordo raccoglierei un po' di domande e poi lascerei a tutti e tre i relatori. C'era Massimiliano e prego Tommaso. Raccogliamo magari tutte le domande. Sì, poi... io ringrazio i tre relatori perché hanno anche costruito, forse inconsapevolmente, un discorso estremamente serrato e anche ricco di agganci. E, volevo dire che sì, in effetti diciamo Mazzacurati è un po' stato il nome di questo convegno e io credo che Il Rinascimento dei Moderni sia un libro capitale. Inviterei Stefano a farne una traduzione in inglese perché credo che meriti di veramente di entrare in quel dibattito internazionale in cui non è mai entrato. Devo dire che tutti gli storici dell'arte italiani dovrebbero leggere Mazzacurati perché ha dato delle indicazioni straordinarie di metodo e anche di categorie interpretative che sono assolutamente utilissime a chi lavori sul rapporto tra 4 e 500, quindi insomma io ho una specie di idolatria nei confronti di questo grande maestro che tra l'altro al quale io fui iniziato proprio da Lina Bolzoni, quindi insomma va bene. Detto questo, volevo dire allora fare un'osservazione a Raymond a proposito dell'aspetto diciamo di conflagrazione politica, no, che avviene intorno e dopo la morte di Michelangelo. C'è questo momento della incoronazione a Granduca nella Cappella Sistina nel 70 da parte di Pio V sotto il giudizio finale e c'è questa incisione di Stradano molto, molto celebre e c'è anche una lettera di un testimone della mia memoria in questo momento ha
c'è un momento di failure of my memory, e non ricordo chi è, un uomo di chiesa, insomma, che scrive a Vasari e gli dice: tu saresti dovuto essere presente perché questa scena sarebbe stata perfetta per una tua opera, no? E quindi c'è questa idea proprio di una specie di conflagrazione, come posso dire, apocalittica, no? Dove appunto la gloria di Michelangelo si riverbera sulla gloria di Cosimo, diventato Granduca, e la Sistina diventa, diciamo, il palcoscenico di questa appropriazione granducale di uno spazio pontificio. Quindi insomma è un momento davvero clamoroso in tutti i sensi. E poi cosa volevo dire? Sì, assolutamente. Ah, i sei poeti, sì. Ecco, usando le categorie di Mazzacurati, Mazzacurati dice appunto che invita a grattare via, no, la vernice dai palinsesti. E io credo che ci sia anche per una prospettiva legata alla vicenda tutta peculiare della storia di Firenze. Cioè c'è un passo di Vasari molto celebre in cui lui dice che Cosimo avrebbe potuto radere al suolo Palazzo Vecchio e rifarlo nuovo, ma invece ha preferito mantenere, raddrizzare, lui usa tutta una serie di categorie, come dire, fortemente connotate in senso aggressivo, raddrizzare, correggere, che è quello che fa lui all'interno del palazzo, ma il palazzo resta una testimonianza del periodo chiamiamolo medievale per far prima. Questo aspetto, diciamo, di una maniera moderna che non distrugge ma sussume in un certo senso e fa propria la vicenda repubblicana, quasi che appunto i medici fossero in un certo senso, come peraltro istituzionalmente poi anche gli storici delle istituzioni fiorentine hanno dimostrato, penso a Luca Mannori, Arianna Fasano Guarini, cioè questa stranissima cosa che è il Principato Medicio, no? Che in realtà è una specie di delega della Repubblica alla famiglia Medici, ecco, questo aspetto di continuità a un certo punto diventa un po', si trasforma nella fine, uso una categoria stata di molto di moda qualche decennio fa, della fine della storia, no? In un certo senso il Principato Mediceo, con questa vicenda di risanamento, ricucitura della frattura delle guerre d'Italia, che nascono peraltro, nascerebbero dalla morte di Lorenzo, invece, come dire, va a ricucire la frattura politica italiana in questa specie di Pax Medicea che peraltro si proietta su tutta la penisola. E c'è poi quel proemio che poi non viene pubblicato di Tasso, dedicato a Bianca Cappello, del dialogo sulla pace, in cui appunto molto con grandissima lucidità Torquato Tasso dice esattamente queste cose, no? Cioè adesso in fondo la storia è finita, perché il Principato Mediceo ha, se diciamo la tragedia italiana era iniziata da Firenze, adesso a Firenze, come dire, tutto si è ricomposto e quindi non c'è, come dire, la pace ormai annulla, azzera e proietta su un piano come dire, quasi trascendente gli eventi storici. Quindi credo davvero che il libro di Mazzacurati sia assolutamente anche uno strumento meraviglioso per capire anche il passaggio dalla prima edizione delle Vite alla seconda edizione delle Vite. E ecco, basta. Grazie a tutti i relatori. Un brevissimo commento per Raymond, se mi ricordo bene,
in Germania esisteva non solo l'idea che Michelangelo fosse la fine del Rinascimento, ma allo stesso tempo esisteva l'idea che Michelangelo fosse l'inizio del Barocco. E lo menziono per ricordare che almeno per Zuccari, ma poi per Annibale Caracci, Carlo Maratti, sicuramente la fine del Rinascimento è stata la morte di Raffaello, perché loro proponevano di tornare a Raffaello, così il successo di Michelangelo come culmine del Rinascimento è forse una cosa molto fiorentina. Io volevo così dire, fare una domanda a Stefano Iossa e un po' a tutti. Come Massimiliano è un adoratore di Mazzacurati, io lo sono di Beyoncé, quindi ripartirei da lì, ricordando che nel 2018 Beyoncé fa un video famoso con Jay-Z che si chiama Ape Shit al Louvre. Quindi l'operazione che fa Beyoncé con i suoi pagatissimi e coltissimi, ovviamente, curatori di immagine, è un'operazione di canone, chiaramente, no? Beyoncé si sta riponendo nel canone. E quindi mi chiedevo se, quando Stefano dice parliamo di imitazione, non dobbiamo forse parlare del Rinascimento, è un termine che stiamo un po' evitando tutti perché è così carico politicamente, ma in fondo è forse un termine che ha a che fare con l'idea di imitazione e quindi di selezione su cosa imitare, come chiedeva Stefano, e quindi di canone. Cioè, se in fondo, come suggerisce Beyoncé, non dovremmo chiederci che tipo di canone è quello rinascimentale, che tipo di proposta selettiva è, e in termini di continuità che tipo di selezione si opera rispetto al modello universalistico enciclopedico medievale per una selezione di un canone nuovo e moderno. Grazie. Ci sono altre... Prego, sì. Buongiorno, sono Igor Mineo. No, sono stato molto colpito da tutte e tre le relazioni che mi hanno suggerito questa riflessione, cioè la dialettica fra il tema della costruzione di un canone, di una costruzione di un canone estetico e storiografico a partire dalla triade letteraria, in realtà, prima di tutto, immaginata, configurata da Chandler, cioè il Vasari, Varchi e il terzo era Segna, come si chiama? Vasari, Varchi... Giovanni Maria Tarsia. Tarsia, esatto, da un lato. E dall'altro il problema fondamentale storiografico messo a fuoco da Iossa attraverso Mazzacurati, entrambe le prospettive forse possono essere integrate, quindi il problema del rapporto, della tensione fra metafisica e storia, tra archeologia e genealogia, forse un elemento utile di complicazione della prospettiva e anche di sdrammatizzazione del problema potrebbe essere quello di evocare Machiavelli, perché attraverso Machiavelli la faccenda da un lato si complica enormemente e la prospettiva mazzacuriana viene messa in difficoltà, e dall'altro però ci offre una chiave di interpretazione della fase di primo Cinquecento molto, come posso dire, molto realistica. Allora, che ci consente di leggere queste produzioni culturali e ideologiche in modo per l'appunto realistico, come risposte alla crisi, perché Bembo è una delle risposte alla crisi di senso di un mondo, italiano innanzitutto e non solo italiano. Allora, Machiavelli fa un'operazione dal punto di vista logico del tutto diversa. Da un certo punto di vista è strettamente umanista, strettamente, rigorosamente umanista, perché mantiene l'idea della imitazione dell'antico come unica possibilità di teorizzazione, e nello stesso tempo però è una imitazione malinconica, perché il modello della Roma repubblicana
è lontanissimo, è irriproducibile in realtà, è solamente un canone lontano al quale rifarsi, al quale ispirarsi, ma non riproducibile. La rinascita da questo punto di vista è impossibile per Machiavelli. Allora penso che introducendo questo potentissimo fattore intellettuale in questo contesto, il quadro si complica da un lato e diventa però anche più concreto. Ecco, mi chiedo se questa prospettiva secondo voi è sensata oppure no. Grazie, visto l'orario chiudo solo con un bit per Sefi e poi lascio la parola ai relatori. Mi chiedevo se la risposta alla tua domanda, cioè perché c'è l'errore ma non c'è il fallimento o la failure anche in termini più ampi, non si trovi in qualche modo, non vi abbia dato risposta alla relazione di Stefano, cioè forse non c'è l'errore perché c'è una verità, una norma, una perfezione con cui l'errore, che l'errore evidenzia, mentre parlare di fallimento indica in qualche modo sottolineare un processo, quindi in qualche modo una continuità che invece non si deve sottolineare. Quindi è una, così chiudevo provando in maniera molto rinascimentale appunto a trovare una concordia, un'armonia universale. Prego, ai relatori la parola. Un'ultima domanda. Volevo chiedere, in questo periodo alla ricerca di un canone, se noi andiamo per archivi, troviamo dei regolamenti sull'ornato che sono una produzione, secondo me, nuova, ma proprio di questo periodo qua, che vanno a definire anche a livello architettonico e urbanistico che cosa debba significare questo momento che secondo me è anche rinascimento. Grazie mille. Prego ai relatori allora per ora. Prego. Cioè, io volevo dare una risposta, cioè ci sono tante belle domande, ho fatto un sacco di appunti, quindi vorrei ringraziarvi davvero per questi commenti e queste domande, cioè davvero generosissimi. Volevo rispondere al professore Pfister nel senso che mi è piaciuto molto questa idea del barocco che comincia qui a Roma e siamo in un certo senso nel posto giusto per questa cosa. Cioè, sto pensando sicuramente a Alois Riegel, no? E Baroque Kunst in Rome. E stavo pensando al fatto che quel libro è stato importantissimo anche per la storia dell'architettura, no? E mi ha fatto riflettere un po' sul fatto, cioè citando sicuramente Matteo Burioni e il suo lavoro sul rinascimento dell'architettura, che in un certo senso il paragone, come una cosa fiorentina, non finisce mai. Cioè anche per la Tarsia, no? Cioè il suo volume sul funerale di Michelangelo è accompagnato da sonetti e altre cose scritte specificamente legate al paragone fra la scultura e la pittura. Quindi lui voleva emulare Varchi ma anche mantenere questo dibattito sul quale ha scritto cose importantissime Tristan Vedigen, quindi... Non aggiungo nient'altro su questa cosa, ma solo per dire che in un certo senso ho l'impressione che la pittura e la scultura rimangono cose fiorentine legate al Rinascimento e il barocco romano è una cosa che sviluppa piuttosto dall'architettura anche legato a Michelangelo e il suo ruolo su San Pietro. Matteo, thank you. I'll be very quick. You're very... right to underline the fact that failure is part of a process. And in that sense, if we go to either to La Crusca, which of course is a bit later, but the editor of La Crusca, they use several citations in order to explain what failure is. They finish with the financial explication. It's a bank failure. And they even write, this is the term we use today. This is what we mean when we say today. But they start with the moral failure and with the political failure. So they understand it's kind of a principle that governs the human activities in life. And when we look much earlier on Leonardo's notebook, and it debates with the theme failure in a kind of a conceptual way in the Trivulziana notebooks, he actually starts with error and moves to failure and continues with other terms. So definitely the idea of failure at the heart of a human process is
extremely important. Why does Vasari specifically refrain from it? I really, frankly, don't really have the question, but I just don't want it to veil the importance of the term as a motto for his idea of progress through the first, second, and third era. Thank you. Beh, vi ringrazio tantissimo per le domande, perché vuol dire che la relazione ha prodotto l'effetto sperato, in particolare nel momento in cui ci sta una idea oppositiva rispetto alla congiunzione Toffanin-Garen, che è tutto paradossale ma voluta proprio attraverso il libro di Mazzacurati, che è stato lui che a un certo punto della vita è diventato anche membro del comitato centrale del Partito Comunista, allievo diretto di Giuseppe Toffanin. La risposta quindi a questa questione la fornisce Mazzacurati stesso all'interno del suo libro, in una pagina nella quale, solo in nota ma con omaggio voluto e deciso, richiama proprio la lezione di Garen, che sottolinea, non so come fare, sì, ah, è cambiato qualcosa, sì, Mazzacurati in una nota sottolinea appunto come Garen avesse già in fondo individuato proprio la direzione che lui stesso propone. Nel saggio su alcuni aspetti delle retoriche rinascimentali sulla retorica del Patrizi, Garen proprio individuava nel dialogo delle lingue di Sperone e Speroni il transito da una visione fondata umanisticamente sulla storia alla perdita invece del senso della storia, perché l'estremo della tesi classicista, quella sostenuta dal Bonamici, annienta la storia. Se tutto è stato raggiunto non resta che morire di dolore. E tuttavia anche l'altro estremo, sostenuto contro il Lascaris dal Peretto, non a caso presentato come maestro del Bonamici, più sottilmente ma non meno radicalmente, distruggendo ogni vincolo fra espressione e concetto, riduce le lingue a travestimenti arbitrari e indifferenti di una verità unica a sé stante. Non continuo la citazione che viene da Garen, ma è evidente quindi che lo stesso Garen, da grandissimo lettore dei testi, ha fornito una chiave interpretativa rispetto alla quale, Mazzacurati sottolinea, sorprende poi che la nozione di rinascimento proposta da Garen sia così estensiva da includere Poliziano e Pomponazzi allo stesso tempo. Insomma, si tratta di proposte che utilizzano le stesse letture, gli stessi strumenti, ma si muovono poi dentro categorie diverse che probabilmente consentono quella che forse oggi noi, dopo la stagione dei grandi furori ideologici, dei cattolici contro i laici e anche delle idee contro i dati, possiamo probabilmente cercare di superare. È un tentativo appunto quello di utilizzare i dati. Voi, grazie, ripeto, me lo confermate, perché il vero esperto ovviamente di Vasari è qui e non sono certo io, ma la mia è una proposta di lettura che si basa anche su quella interpretazione decisiva che è centrata sull'amore, che è il discorso di Bembo. E in effetti l'editore di Bembo a Firenze per l'edizione Torrentino è Varchi, quindi si viene a creare una triangolazione che complica giustamente l'intero discorso, ma favorisce anche la possibilità di una collocazione di Vasari leggermente spostata rispetto a quella linea esclusivamente risalente a Poliziano che a volte un versante solo fiorentino rivendica. Allo stesso modo la questione di Machiavelli si apre quindi come potenziale presenza di un contraddittorio, e Mazzacurati stesso nel capitolo iniziale del libro sottolinea come in effetti c'è un conflitto in atto rispetto al quale Machiavelli, in un'idea di modernità orientata esclusivamente sul presente, finisce per occupare la posizione perdente, perché la cultura delle corti si muove in un'altra direzione, che è quella della definizione delle dinamiche statutarie anziché dei percorsi. Evidentemente c'è al fondo ancora un profondo conflitto rispetto al quale però dobbiamo andare a cercare le radici della nostra modernità. Roberto Esposito lo scriveva nel libro famoso su Vico e Machiavelli, in cui individua il passaggio dalla politica alla storia, in cui la storia però appunto diventa il polo negativo della politica che si nutre e alimenta di se stessa. Ecco, una fondazione di modernità, e Beyoncé mi fa piacere che diventi il centro della nostra discussione, perché ci consente proprio di orientarci verso quello che è il mantra della modernità, soprattutto spinta nella nostra modernità.
la filologia del presente, l'autolegittimazione costante dentro delle prassi che non sono più fondate sulla prassi, ma esclusivamente sull'idea che sta al di sopra, che è quella dentro la quale appunto ci si colloca in modo da rivendicare la propria posizione. Beyoncé lo fa in maniera stupenda, suppongo senza questa coscienza critica così alta, ma certamente con l'idea appunto di proclamarsi donna del Rinascimento, cantante del Rinascimento, perché fa figo, è prestigioso, is classy, ma al tempo stesso perché appunto ciò dentro cui sta è questo assoluto del presente, la regola di un'imitazione che fine a se stessa, è il gioco dell'autolegittimazione su cui si fonda, a mio giudizio, a giudizio di Mazzacurati, a giudizio di tanti, una tendenza del presente con la quale dobbiamo fare i conti e a cui forse possiamo anche rispondere con un rinascimento del passato, ma credo che le categorie vadano rimesse in gioco proprio a questo scopo. Bene, grazie allora a tutti e un applauso ai nostri relatori. Ricordo che riprendiamo qui alle ore 15 per la sessione del pomeriggio. Grazie di nuovo.